Mi avete chiamato? Certo, Glamstronato, abbiamo una sorpresa per te. Quale, quale? Secondo te esiste un razzo spaziale per le Lolla? E No. se invece ti dicessi di sì? Eh Come? Come? sì, un razzo spaziale si può fare con un Lara Tutorial. Lo vogliamo fare? Sì! Adesso te lo mostro pronto e poi vedrete in questo video tutti i passaggi per realizzarlo. Intanto, se vi va, iscrivetevi a questo canale cliccando il tasto iscriviti oppure il fiorellino che sta qui in basso e poi spuntate la campanella in modo da avere sempre le notifiche ed essere i primi a poter vedere i nostri video. Il razzo è questo e adesso lo andremo a realizzare insieme. Ma Glamsonaut, se ti dicessi che può essere anche luminoso, vuoi vedere? Evviva! Sì! Conta fino a tre. Uno, due e tre! Ti metto dentro, Sì, guarda. sì, Ecco sì, 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 qui, sì, sì! guarda un È po' che bellissimo! spettacolo, È un la cosa più razzo. bella del mondo! È il mio E desiderio! adesso lo facciamo noi, pronti? Partenza, Lara Tutorial. Ciao! Ciao a tutti, sono Lara e oggi farò vedere come customizzare una bottiglia tagliata in una navicella spaziale. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una bottiglia, poi dei brillantini, poi alcune decorazioni, dei washi tape e qualche collanina e qualche brillantino. E l'alluminio, cioè la carta stagnola, giusto? Sì. Ok. Servirà anche questo, ossia il taglierino. E ovviamente per usare il taglierino dovrete chiedere l'aiuto ad un adulto. Non lo fate voi perché se vi scappa Li tagliate, si vi staccano. fate. Sì, esatto. Poi bisogna fare un tutorial per riattaccare le dita. E quello non mi pare il caso di farlo, giusto, Lara? Ok. E quindi chiederò a mamma se mi tagliare la bottiglia. Esattamente, quindi una parte del tutorial vi aiuto io a farla e poi il resto lo fate voi. Quindi non toccate voi da soli il taglierino, non lo maneggiate. Il primo buco fatto con il taglierino è questo oblò, si vede? Si riesce a vedere? È un oblò a forma di finestrella in basso. Ne facciamo uno qui sotto e se vogliamo ne potremmo fare anche uno qui sopra. Adesso lo vado a tagliare. Perché serve un adulto, perché se vi scappa la lama vi potete fare malissimo. Ecco fatto anche da questa parte e è stato fatto il nostro oblò. Adesso bisogna fare un'altra cosa in cui aiuterò un attimo Lara, ossia in questa parte superiore con il pezzo che abbiamo tagliato della bottiglia dobbiamo fare un pavimento. Per fare il pavimento serve dello scotch. Mettiamo tanto tanto scotch in modo che esca fuori sia da sopra che da sotto e poi lo andiamo a posizionare qui dentro, in modo che lo scotch si attacchi alla parete interna della bottiglia da una parte e alla parte esterna della bottiglia dall'altra parte. Ecco fatto, adesso questo pezzo qui ha un pavimento e come vedete la Lolla non cade più in basso ma rimane sospesa. Bene, adesso dobbiamo tagliare un bel pezzo di carta alluminio per rivestirla. Lo taglierò così grande. Giro la carta d'alluminio. In modo che la parte più lucida sia verso il basso e quella opaca verso l'alto. Adesso facciamo un bordino al lato tagliato meglio e l'ho già fatto. Poggio la bottiglia e la incarto ben aderente. Adesso stringo qui e accartoccio questa parte.
Adesso per farlo liscio liscio sotto gli dobbiamo dare dei colpetti. Ho messo dello scotch trasparente per fermare il bordo della carta stagnola. Adesso dobbiamo rivestire anche la parte superiore. Ecco qui un altro foglio d'alluminio e anche questo con la piega. E adesso? Lo rivestiamo sopra. Io? Sì. Questa volta, invece di farlo dritto, che cosa faremo? La punta. Un razzo appuntitissimo. Ecco qua. Barbara? Sì? Una domanda. Dimmi. Come entro però? Come entri? Abbiamo coperto le due finestrine, ma non c'è problema, perché adesso le riapriamo. Ah! Bisogna coprirle in modo che adesso possiamo fare così. Si fa un buco al centro, dove c'è, tanto si vede dove c'è la finestra, si fa un buco al centro col taglierino e si fanno un po' di raggi, un po' di tagli, di qua e anche qua. E poi si gira, guarda, si gira. Wow! Ecco fatto, così la finestrina viene completamente rivestita. Evviva! Ma ti faccio entrare sopra a te. Adesso Lara, fallo tu quest'altro pezzo. Occhio che c'è il pavimento lì, non spingere troppo. Ok. Il nostro razzo spaziale quasi e adesso pronto. Le decorazioni, giusto, washi tape, guarda qui dove c'è il bordo, vedete che c'è un bordo sulla carta, tutto intorno al bordo per chiudere lo stacco, perfetto. E poi ci mettiamo anche questo. Sì. Lo metto qui intorno. Sì. Noi stiamo usando delle decorazioni che abbiamo in casa, potete usare tutto quello che avete, non è che c'è bisogno di usare esattamente quello che abbiamo noi qui, potete usare qualunque cosa che vi stimoli, vi dica la fantasia o quello che avete in casa. Dai, te la reggo. Perfetto. Abbiamo anche dei brillantini, giusto? Sì. Attacchiamo pure quelli. Questi. Metto io? Sì. Metto qui? Sì, dai. Ecco fatto, il nostro razzo sta diventando bellissimo. Pure questa voglio mettere. Oh, una collanina, la mettiamo sopra? Sì, mettiamola. Vai. Qua. Girala tante volte. Ok. E adesso il tocco finale. Lo prendo io? Sì, probabilmente a casa ne avrete uno. Se non, perché questo sarebbe proprio la cosa che renderà super magico il nostro razzo, ossia una lucina, quelle che si trovano nei palloncini oppure alle feste oppure una lucina. E guardate che cosa succede, visto che abbiamo usato la bottiglia trasparente, siete pronti? Ta-dan! Si illumina sopra e sotto. Evviva! Ti piace Glamstro? Sì, sono super felice, così partirò su Marte, Venere, Giove e tanti altri pianeti. Allora, ecco qui, il razzo è pronto ed è bellissimo, ti piace? Sì, tantissimo. Perfetto, pronto per le nostre storie spaziali. Evviva! E ovviamente possiamo decorarlo ancora, che dici? Decoriamolo, Blo? Sì. Allora, possiamo mettere il washi tape anche qui intorno. Così. Ok, e poi aspetta, metto ancora un po' anche intorno. Devo fare tutta la finestra, voglio fare. Sarà difficile fare la curva. Opla, vediamo un po'. Pezzettino così. Che dici? Dai, sì. Sta venendo. Dai.
che carino. Mi piace troppo l'effetto che fa la luce dentro, vero? Sembra sì. Molto psichedelico, sembra quasi quasi, sembra un po' una discoteca. Sì. Ecco, lo sapevo io. Alice? Che cosa avete nominato? Abbiamo nominato la parola discoteca. E sulle mani! Lo sapevo io. Dai, mettiamo ancora un pochino di wash tape anche qui. Ecco qui, fatto. Adesso brillantini, dai. Sì, qui. Anche qui li puoi mettere. Dove vuoi tu? Qui sotto. Wow, guardate che bello. Lo sta facendo ancora più sbrilluccicoso. Molto, molto. Questo razzo è veramente spaziale. Si può dire che è proprio spaziale. Ecco qui. Ok, e ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Come vedete, l'abbiamo fatto con cose che c'erano in casa, perché appunto una bottiglia vuota l'avete tutti, scoccettini, carte colorate, la carta stagnola ce l'avete in tutte le cucine, chiedete a mamma se ve ne lascia un pezzettino, e insomma diventa una cosa carina, abbellisce la stanzetta. E queste lucine io sinceramente penso che si riescano anche a comprare negli empori, se non le avete, ma in genere a volte avete quelle che si mettono attaccate alle dita, insomma qualche lucina, secondo me in casa ce l'avete. Oppure sai cosa ci possono mettere dentro? Cosa? Le glimmis. È vero, perché se ci mettete le glimmis dentro sicuramente brillano, però anche senza luce è bellissimo lo stesso. Ragazzi, speriamo di avervi dato una nuova occasione per fare un gioco, per divertirvi, e magari ecco, potete farlo con, anche visto che serve un adulto, è anche un modo carino per stare un po' con nonna, con zia, con mamma, con papà, per farvi aiutare a tagliare la bottiglia. Mi raccomando, non usate il taglierino da soli, ve lo ridirò altri milioni e milioni di volte, e quando è stato usato va sempre richiuso e bloccato perché è pericoloso. E questo razzo noi lo useremo nelle storie, quindi può essere carino sia per abbellire la vostra cameretta e sia per giocare a fare le bamboline, le LOL spaziali, eccetera eccetera. E finalmente partirò su Marte e altri pianeti. E via. Ecco, la nostra Glamstronaut è partita, e quindi noi vi salutiamo e vi diciamo grazie di aver visto questo video, e se vi va iscrivetevi a questo canale cliccando il fiorellino che vedete dentro questo cuoricino. Qui intorno vi metto altri video da vedere dopo, e ragazzi, un bacio a tutti quanti!